Negli ultimissimi giorni ho trascorso diverse ore con Sebastiano Visentin e credo di aver capito molte cose della sua personalità e del suo carattere. Una cosa però mi ha fulminato, quando gli ho chiesto se riteneva normale chiedere a Salvo, alle 23 del 30 dicembre, se aveva una corda, proprio a Salvo che da 2 settimane con altri gli remava contro. Sebastiano si è girato verso di me con una espressione incredula, come si fosse in quel momento svegliato dal sonno, e ha esclamato: «Non me ne ero reso conto».